Il percorso di oggi ci porta a temi legati ad un passato molto lontano, un passato però del quale l'ambiente in cui viviamo, questo del Carso Triestino, porta ancora le tracce. Ecco, raramente pensiamo al Carso come ad un luogo di siti archeologici, eppure ve n'è più di uno. Siamo a Rupin Piccolo ed è qui che nell'età del ferro, in questa zona, si venne a creare una cultura che prevedeva la costruzione di cinta murarie poderose, spesse diversi metri, sulla cima di alture. Cinte destinate a proteggere quello che era il villaggio che si veniva a creare all'interno rispetto ad un universo mondo di pericoli al di fuori di queste cinta. Il castelliere di Rupin Piccolo di speciale è che è stato oggetto, uno dei pochi ad essere stato oggetto della sovrintendenza. Ecco, nostra guida di oggi è Chiara Boscarol, ben trovata. Piacere. Archeologa e che insieme a due soci ha creato Divulgando, che è una società che si occupa, fra le altre cose, anche di divulgazione scientifica. Allora, io ho detto dove siamo, ci sono 26 gradi oggi, siamo a Rupin Piccolo, però... L'argomento è quello chiaro dei castellieri, ma qui volevo chiederti com'è possibile che qui sono venuti ad insediarsi dei popoli, pensando a quanto arida poteva essere questa zona rispetto ad oggi come la vediamo. Sì, l'area del Carso Triestino è un'area che non è apparentemente ospitale. A dispetto di questo, la popolazione si è insediata qui da periodi molto antichi. Noi pensiamo che già 10.000 anni fa comunque ci sono delle tracce sul territorio di frequentazione all'interno delle grotte. Le grotte sono i primi rifugi che hanno accolto gli uomini per periodi lunghi o brevi, per popolazioni che probabilmente erano piccoli gruppi che si spostavano regolarmente da un posto all'altro. Quello che noi abbiamo come indicatore sono i materiali che sono stati trovati all'interno delle grotte, che ci testimoniano di collegamenti anche con terre molto lontane. Ad esempio qui è uno dei pochissimi territori dove si vanno a trovare dei materiali all'interno delle grotte che arrivano dai Carpazi o dalle isole Eolie, in questo caso l'Ossidiana. Sono delle particolarità molto notevoli che ci dimostrano come è sempre stata una terra d'incontro la nostra. Nelle epoche successive il popolamento delle grotte evidentemente è andato aumentando, è andata avanti l'epoca storica, arriviamo nella fase del Neolitico che è all'incirca 6.000 anni fa, che in quel momento la società si fa dei grandissimi cambiamenti, fa dei passi in avanti che sono notevoli e in quel momento incominciano a saper gestire tutta quella che è l'agricoltura, l'allevamento, gli animali diventano domestici, imparano a realizzare vasi di terracotta, quindi si inizia ad avere degli strumenti di ceramica che li aiutano e fanno sì che la qualità della vita vada sempre più in crescendo, tanto che anche c'è un'esplosione demografica. E quindi arriviamo al castelliere, ecco, come si arriva poi ad un certo punto a costruire strutture come queste? Si arriva alla costruzione dei castellieri in questo momento, quando abbiamo detto c'è un'esplosione demografica, le grotte non bastano più, i gruppi umani evidentemente aumentano di numero e molto probabilmente c'è anche una grande componente di popoli che si spostano. Infatti noi vediamo che in tutto il territorio carsico e istriano, e carso intendo sia goreziano che triestino, c'è un insorgere di questi castellieri. Si incomincia con l'età del bronzo medio, siamo 1600 avanti Cristo in questo momento, e incominciano i primi castellieri. Incominciano e cosa sono? Sono dei grandi muraglioni che cingono le alture. Sono in genere delle alture, come vediamo in questo caso, che dominano un po' tutto il paesaggio circostante, dominano quelle che sono le vie di comunicazione e riescono a controllare il territorio sottostante. Perché vengono costruiti? Molto probabilmente perché c'era un'esigenza di essere protetti. C'era un grande anello proprio che cingeva la cima dell'altura e all'interno le persone vivevano. Allora, percorriamo quello che è rimasto di questa cinta muraria. Ecco, che abbiamo detto essere stata anche oggetto della sovrintendenza. Perché? Che cosa ha di speciale? Quanto grande era? Sì. Qui la sovrintendenza negli anni 70 ha scavato e dopodiché ha restaurato, ha messo in sicurezza quelli che sono i muraglioni poderosi che noi adesso stiamo percorrendo dal sopra.
questo castelliere in particolare è interessante perché vediamo quanto si è conservato. Se noi pensiamo in altezza, abbiamo muri dai 2 ai 4 metri alti qui. In larghezza siamo tra i 5 e i 7 metri anche di larghezza delle mura. E qui, se vogliamo vedere dopo, c'è l'ingresso del castelliere che era lungo 3 metri e 20 e che molto probabilmente in una fase finale di vita di questo luogo è stato chiuso. Dobbiamo ricordarci che le porte erano sempre i punti più deboli di ogni cinta fortificata. Come venivano protetti questi castellieri? Al di là delle mura, sì. No? Riempita a secco poi. Venivano costruiti in una tecnica molto consolidata, perché sono tutti nello stesso modo. Muraglioni a sacco, si dice, per cui grandi blocchi all'esterno e all'interno venivano riempiti senza l'uso di malte eleganti, di nulla, di pietre di minori dimensioni assieme alla terra, in modo che desse forza all'intera costruzione. Si vede che doveva essere un lavoro immenso e che per fare questo dovevano esserci dei gruppi umani anche numericamente importanti. Si stima infatti che qua dentro vivessero alcune centinaia di persone. Una cosa curiosa è che non si trovano quasi mai i cimiteri di questi abitati. In un caso solo, qui nel nostro carso qui vicino a Muggia, è stato trovato il castelliere e la necropoli subito accanto. Però anche qui è una necropoli che conteneva un numero di persone estremamente inferiore rispetto a quelle che dovevano essere gli abitanti veri, per cui anche lì si è perso molto. Questa cultura dei castellieri che ho letto essersi sviluppata in Istria e sul Carso, sono circa 300 quelli che sono stati identificati, ecco, si rifà appunto ad epoche molto lontane. Ma come l'archeologia, come fa a, voglio dire, si fonda molto su ipotesi o al di là dei reperti che vengono trovati, che testimoniano qualcosa? La prima cosa che serve sempre fare sono le analisi di superficie, dopodiché si può passare a uno scavo, dopo ci sono tutte le analisi dei materiali che si rinvengono. In assenza di tutti questi passaggi, certo, si fanno delle ipotesi, però si cerca di ricostruire con la fantasia il meno possibile, anzi non si dovrebbe fare questo, bisogna sempre basarsi su quelli che sono i dati. A questo punto tante volte noi ci troviamo davanti a dei punti di domanda che rimangono aperti, magari fino al prossimo decennio che c'era il prossimo scavo, però è sempre consigliabile questo rispetto a dire delle cose che non sono corrette. E com'era la vita quindi di queste persone che vivevano appunto nell'età del ferro, nell'età del bronzo, all'interno di questi castellieri qui nel Carso? Doveva essere una vita sicuramente meno comoda rispetto alla nostra. Quelle che potevano essere le loro fonti alimentari, ad esempio, si basavano su un po' di agricoltura. Sappiamo che il Carso, specialmente nelle doline, dà buoni frutti, ma principalmente quello che probabilmente era l'utilizzo del Carso era quello di un territorio dedito alla pastorizia. Infatti anche qui i resti che sono stati trovati, gli ossei, si riferiscono per lo più a capre e pecore. In tutte le epoche noi abbiamo testimonianze abbastanza buone di uso del Carso, proprio come un luogo adatto ai pastori, dalla preistoria più lontana fino poi in epoche successive. A proposito sempre di questo castelliere, ad esempio, no? Cosa dire in riferimento ai materiali? I materiali che sono stati trovati qui sono stati trovati principalmente all'esterno della cinta muraria durante questi episodi di scavo degli anni 70, sono principalmente vasi ceramici. Sono vasi di forma come le nostre pentole, possiamo dire, sono delle olle ceramiche, sono dei grandi vasi che potevano servire per tutti gli usi della vita, da raccogliere l'acqua, a cucinare i cibi, a conservare i cibi veri e propri. E è molto interessante vedere che, ad esempio, questi materiali trovano grandi confronti, cioè sono molto simili a materiali trovati in altri siti di castellieri. Una particolarità è che una di queste olle trovate con una decorazione estremamente simile a una di quelle che è stata rinvenuta al terzo ramo del Timavo, un sito molto interessante perché è approdo marittimo.
L'elemento che ha determinato il muoversi delle popolazioni nella terra, spesso per creare insediamenti, è stato quello dell'acqua, dell'approvvigionamento idrico. Ecco, noi qui in questo momento siamo nelle foci del Timavo, che è un fiume misterioso, un fenomeno carsico considerato, un fiume che nasce in Slovenia, si inabissa all'altezza dove si inabissa? Si inabissa a Negrotte di San Canziano, sono 40 chilometri poi che percorre in modo sotterraneo, sottoterra, e poi riemerge qui. Adesso ci sono tre bocche da cui noi vediamo fuori uscire il Timavo, e anticamente sappiamo ce ne dovevano essere molte di più. In epoca romana Virgilio ci dà l'attestazione di 9 bocche addirittura, per cui un fiume che ha vissuto molto nell'arco di una storia così lunga. Quanto importante era l'acqua? Cioè, voglio dire, l'acqua per era fondamentale. Se tu pensi, da qui alla Val Rosandra, tutto il Carso era privo di fiumi. Non ci sono fiumi superficiali. Quindi vuol dire che tutte le popolazioni che hanno vissuto sull'altipiano, dove eravamo fino un attimo fa, non avevano dei fiumi dove attingere l'acqua da bere. Molto probabilmente loro dovevano approfittare di tutto quello che la natura offriva, per cui l'acqua della pioggia in primis, ma di sicuro all'interno delle grotte c'era l'acqua. Quindi loro sfruttavano queste fonti e poi molto probabilmente facevano anche riferimento a quelli che erano i fiumi. Riferimento però non solo per bere, ma di sicuro anche come grande, importante luogo di attracco. Questo qui, assieme a Stramare di Muggia, è uno degli unici due porti dell'antichità conosciuti e molto molto frequentati, sembra. E in questo caso al terzo ramo del Timavo sono stati fatti degli scavi in due volte negli anni a cavallo tra i 60 e i 70 e a metà degli anni 80, e hanno trovato materiali ceramici per lo più, di un arco cronologico anche molto lungo. Si va dalla fase preromana, dall'VIII secolo avanti Cristo, a una fase molto avanzata, addirittura ci sono resti fino al XVIII secolo, per cui un arco veramente lungo. Nella fase più antica una cosa interessante è notare la presenza di una stessa tipologia di vaso, come fosse una forma standard di quelle che noi attualmente vediamo, sempre uguali, ma ripetuta in un centinaio di esemplari. In un'epoca così lontana la standardizzazione non era normale. Molto probabilmente era un vaso utile o a lavorare il pesce o a conservare il sale, che poi probabilmente veniva commerciato con mondi anche del Veneto o comunque che erano in contatto tramite mare, e veniva scambiato con altri materiali che qui non c'erano. Tornando alla natura così unica che ha questo fiume, che scompare e poi riappare, come poteva essere vista questa sua natura strana da popolazioni molto antiche? Era visto con una grandissima curiosità, era un fenomeno che li affascinava, che li spingeva a pensare anche alla sfera del sacro. Molto spesso, tanto è vero che qui sono stati trovati culti al dio Timavo, ad Ercole, e svariati culti anche in epoche successive. Se noi pensiamo a questo luogo, è legato il culto degli Argonauti, è legato il passo di Virgilio in cui parla degli eroi che fuggono da Troia, Antenore ad esempio che arriva a Padova, fa tappa qui. E quindi vediamo che, poi è citato da Strabone, da tanti storici, nelle varie epoche anche successive, viene sempre ripreso come luogo misterioso e luogo che stimola proprio anche credenze e culti. Non a caso siamo qui vicino alla chiesa di San Giovanni, che è una chiesa molto antica anche questa. Sul pavimento noi troviamo i mosaici del V secolo, e tutto il resto della chiesa poi è stato costruito e ricostruito, ci sono state varie fasi di costruzione e distruzione, l'ultima nella prima guerra mondiale, che comunque la lasciano in uno stato meraviglioso e che vale sicuramente una visita in questo magnifico territorio. Tu in merito alla chiesa hai citato la Grande Guerra, c'è qualcos'altro qui in questo territorio che la ricorda? Sì, perché in questo territorio è stato proprio lo scenario di una delle fasi più cruente della prima guerra mondiale. Alcune delle battaglie dell'Isonzo si sono svolte proprio qui sopra, sul Monte Armada, che ci sovrasta ed è stato uno dei capisaldi più dolorosi proprio delle fasi belliche. Io Chiara ti ringrazio, oggi sei stata la nostra guida speciale per questo percorso. Vi saluto da questo luogo così fiabesco, bucolico, segnalato da due
lupi sulla strada, i lupi di Toscana che dalla strada segnano questo luogo, ricordando in realtà il reggimento di fanteria che qui combatté durante la Grande Guerra.